Grazie Presidente, abbiamo deciso di presentare questa mozione quando durante il processo di informatizzazione dell'archivio presente all'interno del Dipartimento Sport è emerso un numero importante e preoccupante, ovvero che oggi soltanto un impianto su 5 è correttamente accatastato. E perché dunque chiediamo di dare impulso ad effettuare una corretta iscrizione al catasto? Innanzitutto perché non è bello sapere che una pista di atletica aperta da più di 10 anni oggi al catasto risulti essere un terreno agricolo, non è bello e non ci fa onore. E, tra l'altro, ovviamente accatastando correttamente gli impianti avremo la possibilità di acquisirli al patrimonio del comune. E cosa ancora più importante per noi è che al fine di poter predisporre gli atti necessari a rinnovare le concessioni attualmente scadute degli impianti sportivi comunali è necessario ovviamente avere appunto una situazione catastale corretta. E risultano infatti ad oggi essere circa 50 gli impianti sportivi con concessioni scadute. E nell'ottica appunto di una programmazione di lungo periodo siamo consapevoli che verrà il momento a breve di pubblicare gli avvisi pubblici e quindi sarà necessario essere pronti. In particolare con il nuovo regolamento abbiamo evitato il pericolo imminente che era quello, come tutti sappiamo, di chiudere gli impianti, quindi gli daremo comunque la possibilità nelle more della pubblicazione di questi avvisi pubblici di continuare a svolgere la loro attività. Per di più abbiamo dato la possibilità, sempre tramite il regolamento, a chi ha effettuato degli investimenti nel passato a vederseli riconosciuti, quindi probabilmente il numero di concessioni scadute in realtà si andrà leggermente a ridurre, così come diamo la possibilità ai concessionari di presentare dei progetti al fine di migliorare gli impianti sportivi e dunque anche in questo caso avere riconosciuto una rideterminazione della durata della concessione. Fatto sta che comunque almeno una ventina di bandi certamente nel breve dovranno essere predisposti e quindi vogliamo appunto non perdere altro tempo e vogliamo che il patrimonio impiantistico sportivo della capitale sia finalmente registrato correttamente. Grazie.